Buongiorno a tutti. Grazie di essere intervenuti a questa conferenza stampa che arriva qualche giorno in ritardo, ma credo che sia importante per fare un punto di quello che è stato la stagione turistica 2021. Dicevo poc'anzi ai colleghi giornalisti in presenza che è difficile fare una lettura completa di una stagione che comunque è viziata fortemente da un contesto complessivamente complicato. Il turismo straniero, e dare una lettura del turismo straniero con una pandemia in essere, diventa assolutamente una lettura parziale, se non assolutamente non percorribile. Come anche il dato rispetto alla stagionalità, alla destagionalizzazione completa, è un dato che è altrettanto condizionato. Io vi prego di fare un gioco spazio-temporale, un ritorno al mese di aprile, di maggio e di giugno, per ricordare a tutti quello che era il contesto che si viveva in quel periodo. Quindi sicuramente è una lettura che va presa con le molle e una lettura che va presa e letta con intelligenza. Come mi piace ricordare che i dati del turismo negli ultimi anni nella nostra regione vanno considerati anche in virtù degli effetti del sisma del 2016, che hanno di fatto interrotto per una gran parte del nostro territorio, ma è inutile negarcelo, con delle ripercussioni forti in tutto il territorio regionale, anche per gli anni 2016, 2017 e 2018. Però al netto di questa premessa doverosa e credo seria, noi abbiamo una serie di dati molto positivi, una serie di dati positivi sia sul 2020 sia sul 2019. Voi pensate che la stagione 2021, poi dopo la dottoressa Marchegiani e il dottor Orsetti insieme al dottor Caramanna entreranno più nello specifico, ma voi pensate che il dato più importante è che noi siamo più che comparabili alla stagione 2020, che era la stagione Covid, dove c'è un netto miglioramento, siamo di fatto allineati alla stagione 2019, che è una stagione pre-Covid, ma nella stagione 2021 è completamente precluso il turismo straniero. Quindi è un dato veramente molto, molto, molto soddisfacente. Come molto soddisfacente è il dato del mese di settembre, che dà un significato alle politiche della destagionalizzazione e che dà anche una particolare spinta a percorrere questo tipo di impostazione. Mi permetto di dire che tra i dati maggiormente significativi sono quelli che oggi sono di lettura importante, cioè quanto la nostra regione è stata ricercata, e la nostra regione è stata nei mezzi digitali tra le più cliccate e ricercate, il che significa che non solo c'è stata una grande presenza, ma che si è aperto un grande interesse. E questo, perché poi magari è facilmente anche riconducibile una valutazione, cioè in un momento in cui gli stranieri scelgono di non venire in Italia per i motivi legati alla pandemia e gli italiani scelgono di non andare all'estero per i motivi legati alla pandemia, c'è un flusso particolare dei dati turistici. Però l'elemento che più a me favorevolmente ha sorpreso è proprio quello legato alla ricerca su internet. Che significa? Significa che le campagne di promozione hanno dato una riconoscibilità alla nostra regione, ma soprattutto insieme alla riconoscibilità hanno creato un interesse. E questo è un fattore importante, perché questi tipi di approccio, questo tipo di spinta, diventa una spinta che ha due risvolti. Uno, farci crescere come notorietà e interazioni con mercati che finora non avevano trovato interesse nei confronti del nostro territorio. Due, creare un percorso di organizzazione di una strategia che magari fino a qualche tempo fa non era così marcata e così anche decisa. In questo senso sicuramente la campagna con il nostro commissario tecnico nazionale è stata importante, però ci sono altre iniziative in corso che credo debbano essere assolutamente accentuate. Penso a quello che è stato l'educational con S7 nel mese di giugno, penso
quello che sarà, è stata anche parzialmente il primo bando sulla destagionalizzazione, che avrà un miglioramento, un efficientamento, ma dei risvolti anche nelle stagioni future. Penso alla piattaforma digitale, penso a tutte quelle che sono le sfide che stiamo mettendo in campo. Però sicuramente i dati e i risultati che oggi noi possiamo raccontare, e poi chiudo, sono dati e risultati che ci incoraggiano e che sono anche un buon presupposto per programmare fin da oggi subito nuove strategie per la stagione 2022, sperando che francamente non sia condizionata da quello che è stato l'impatto pandemico che abbiamo invece registrato nel 2020 e 2021. Io passerei la parola alla dottoressa Marchegiani, al dottor Caraman e poi al dottor Rossetti. Allora, prendo io la parola per scorrere insieme a voi. Vi invito a prendere le copie che abbiamo distribuito, anche se ce le abbiamo anche a video, i dati che possiamo, diciamo, estrarre dalla nostra rilevazione. Ridico un'informazione che forse è ovvia, che la rilevazione dei dati, come funziona, è una rilevazione Istat su base censuaria, cioè il 100%, non è una rilevazione statistica, fondata sui caricamenti che le strutture ricettive alberghiere fanno giornalmente con chiusura a fine mese. Quindi sono dati legati al flusso di caricamento che gli operatori fanno, dati reali, col margine di incertezza del rallentamento nel caricamento. Quindi sono dati in continua implementazione. Lo dico perché sui giornali abbiamo letto diverse cose. I dati sono in caricamento perenne e in continuo miglioramento, perché man mano che vengono caricati i dati sono migliori. Nella prima slide quello che proponiamo è il confronto del 2021 sul 2020. Il periodo analizzato è il periodo gennaio-settembre. Non abbiamo messo ottobre proprio per questo motivo. Il mese di ottobre va caricato entro metà novembre, quindi sono dati ancora troppo parziali. Nel periodo gennaio-settembre notiamo che abbiamo raggiunto gli 8 milioni e 8,50 di presenze e il 1,7 milione di arrivi. Anche qui informazione che conoscete benissimo, scontata. Arrivo è il turista che arriva, presente sui pernottamenti, cioè quante notti sono stati occupati negli alberghi della regione, che è il dato in realtà più importante perché dà il fatturato, dà la ricaduta economica. Come arrivi siamo al più 22, come presenza al più 24. Sul 2020 la tentazione di dire ti piace vincere facile, il 2020 era l'anno chiuso dal lockdown. No, perché il 2020 su base nazionale in Italia restituisce una previsione, non una previsione, un dato di certificazione del meno 55%. Quindi su base nazionale il calo è estremamente forte, legato soprattutto alle città d'arte e al turismo straniero, che da noi è attenuato essendo una regione diffusa, non di grande città d'arte. Allora, il meno 55 è il 21 sul 20. Ah, grazie. E meno 46 rispetto al 19. Quindi sono dati Enit che trovate nel portale dei bollettini Enit, consultabili a tutti. Non li abbiamo messo nelle nostre slide, ma sono dati pubblici. Questo dato di più 22, più 24 ha una performance ancora migliore se tagliamo via i mesi del lockdown. Come voi ricordate, da gennaio a aprile, fino a Pasqua, siamo stati obbligati, il turismo era praticamente vietato per legge, eravamo in lockdown. Se escludiamo questi mesi, siamo a più 33% di arrivi e presenze, quindi una performance piuttosto significativa. E adesso il confronto più duro, il confronto col 19. Va detto che il 19 per noi è il nostro anno target, perché è l'anno non solo pre-Covid, ma è l'anno post-sisma, in cui abbiamo segnato il recupero rispetto al danno inferto dal sisma. È l'anno in cui abbiamo avuto in assoluto, finora, maggiori presenze e maggiori arrivi, 10 milioni di presenze. È il target del 2019. Rispetto al 2019 dobbiamo riconoscere un piccolo calo, che è meno 14 e meno 6, gennaio-settembre, che si riduce a meno 2,24, meno 3,50, escludendo i mesi di lockdown, i primi mesi dell'anno. Se questi stessi dati li andiamo a leggere su base mensile, la slide sono arrivata a numero 5, notiamo che giugno 21 su 20 dà un più 107, quindi raddoppiano le presenze. Giugno 20 però era stato particolarmente sofferto.
luglio più 31, agosto più 12, settembre più 16 e sto ragionando sul confronto 21-20. La slide successiva è il confronto 21-19, quello che doveva essere il confronto arduo, cioè col, diciamo, dicevo, l'anno target, l'anno dei 10 milioni di presenze, ci dà dei dati anche qui estremamente significativi, perché se giugno è in negativo, cresce luglio, cresce agosto, nonostante siano mesi di fortissima saturazione, cioè non si trovano i posti letti, è tutto pieno, siamo arrivati al sold out, settembre ci dà un più 25% di presenze. E questo è quello che diceva prima il Presidente, cioè un segnale estremamente incoraggiante, perché non è agosto, settembre è l'inizio dell'autunno, guarda verso il periodo della destagionalizzazione. Nella slide successiva facciamo una fotografia di cosa parliamo quando diciamo la base di calcolo. Abbiamo nelle Marche 5.000 strutture ricettive, che arrivano a 8.000 se contiamo la locazione, gli appartamenti immobiliari ad uso turistico, per un totale di 190.000 posti letto. A seguire abbiamo i due grafici di presenze e arrivi e delle cose, dei dati che vi avevo già descritto, ma schematizzati in grafico, perché già visivamente vediamo nella prima slide, la numero 8, il 21 sul 20, 21 è l'arancione che vedete che scavalca il 20, e nella seconda il 21 sul 19, e anche qui vedete, no, il contrario, la prima è sul 19, la seconda sul 20, l'arancione ha una performance più positiva rispetto all'azzurro. E così la seguente, la 9, che è il 21 sul 19, arrivi e presenze. L'ultima slide è quella che commentava il Presidente, che non voglio commentare, meglio di me la commenterà Gianluca Caramanna. L'analisi di questa tendenza, di questo interesse per le Marche è fatta su Google, quindi il motore di ricerca più diffuso in assoluto, fatta non da noi, fatta da Enit, la trovate sui bollettini Enit, ripeto, nei siti Enit, su due mesi, non è un andamento annuale, ma sono gli ultimi due mesi a ridosso della stagione autunnale, agosto e settembre. In agosto spiccano le Marche in terza posizione nella top 10 regioni, notate che la prima è la Val d'Aosta, che in realtà sono pochi, 100% Val d'Aosta, sono numeri estremamente bassi, quindi è una posizione significativa, manca il Veneto, mancano tante regioni, e le Marche sono in pole position, in testa come regione più cliccata se guardiamo al turismo sportivo. Io su questo ti passerei la parola, Gianluca, perché meglio di me, che hai più chiaro il quadro nazionale, riesci a contestualizzare. Intanto buongiorno a tutti e grazie. Io ho poco da aggiungere, anche perché molto è stato detto. Il dato è un dato importante, soprattutto ci fa riflettere su quella che è l'assenza degli stranieri. Penso che il dato è un dato importante, quella dell'assenza degli stranieri, che noi speriamo e crediamo si possa colmare, Covid permettendo, già nel prossimo anno. Immaginiamo anche ciò che l'amministrazione e il Presidente sta mettendo in campo per la promozione rispetto ai paesi vicino, quindi immagino Svizzera, Austria, Germania. Il caso dello sport, questa ricerca, penso non sia dovuta ad un semplice caso su internet. Noi stiamo facendo una campagna anche attraverso gli uffici con Svizzera e Germania riguardo gli sport outdoor, quelli che comunque oggi sono chiamati con l'e-bike e con tanti altri nomi, ma sono ormai un tipo di turismo importante che in questa zona d'Italia, nelle Marche, sta crescendo. Quindi questo dato, secondo me, è incoraggiante, vuol dire che stiamo andando nella direzione giusta, abbiamo scelto forse un target dei paesi che possono rispondere in modo adeguato. Credo che questa curiosità, queste ricerche su internet si possano tramutare a breve in presenze ed arrivi. Noi siamo fiduciosi. E soprattutto un altro dato che secondo me manca è quello degli stranieri e del mondo del wedding, che c'è comunque un settore che per le Marche sono importanti, soprattutto per la riqualificazione dei borghi interni e per quello che è un turismo purtroppo straniero. Il dato importante delle top 10 regioni anche, secondo me, è dovuto al fatto che nelle Marche, lo sappiamo ancora, manca, diciamo, un aeroporto centrale che possa far confluire tutti i turisti stranieri. Quindi questo dato, secondo me, è doppiamente alto, è doppiamente valido, perché l'attenzione che hanno i turisti che magari arrivano a Bologna o arrivano in altre città d'Italia di venire appositamente nelle Marche. Questo, secondo me, è un dato doppiamente importante, perché
non si viene per caso, non si è di passaggio, ma si cerca questa destinazione come la destinazione finale della propria vacanza. Io credo che tantissimo ci sarà da fare, Presidente, ma siamo nella direzione giusta, e il fatto che comunque anche il turismo di prossimità, Lombardia, Veneto e Lazio in testa, ci abbiano premiato quest'estate è un buon segnale, perché vuol dire che anche la campagna di promozione messa in atto è una campagna che è andata a buon fine. Grazie. Dottor Orsetti. No, molto brevemente, evitando di dire cose già dette, parto dalle conclusioni del dottor Caramanna. La campagna di promozione con Mancini, che è stata un'intuizione felice al Presidente, dobbiamo dare atto a colui che l'ha pensata e poi è stata messa in azione. Solo durante il periodo degli europei, dati Auditel, noi abbiamo registrato 263 milioni di telespettatori, credo sia un dato incredibilmente buono per una campagna promozionale del genere. E per quanto riguarda le presenze, ovviamente la Lombardia si riconferma sempre la prima regione da dove provengono i turisti, con 368.000 arrivi, seguita dall'Emilia-Romagna con 213.000, dal Lazio con 141.000, dal Veneto con 135.000, dal Piemonte con 100.000. Queste sono le regioni principali target per quanto riguarda il turismo delle Marche. Per i paesi esteri, ovviamente il dato che sottolineava sia il Presidente dottor Caramanna è un dato che ci fa riflettere anche per quanto riguarda la programmazione futura, specie della riconoscibilità delle Marche come destinazione turistica, ma comunque abbiamo delle conferme di un trend abituale, con la Germania che saldamente si piazza al primo posto con 50.000 arrivi e seguita dai Paesi Bassi con 24.000, la Svizzera con 23.000, è una grande sorpresa questa della Svizzera, e come si diceva si sta lavorando anche molto concretamente con le ferrovie svizzere per fare in modo che ci siano dei collegamenti organizzati. Seguita poi dalla Francia, dal Belgio, dall'Austria, dalla Polonia e quant'altro. Ovviamente la grande attenzione che il Presidente ha riservato anche alla problematica dei collegamenti aerei è uno degli aspetti su cui il Governo regionale sta dando fondo un po' a tutte le proprie energie, cercando di individuare e di presentare al mercato internazionale, che sappiamo che è un mercato comunque ancora in forte crisi, delle opportunità nuove che possono consentire ovviamente la facilitazione dei collegamenti. Adesso dal 30 ottobre voi sapete che si è anche introdotto un volo con la Polonia, con Cracovia, questa sarà sicuramente una destinazione interessante per quanto riguarda i 40 e passa milioni di turisti potenziali della Polonia. E che dire, noi come struttura siamo molto soddisfatti di questi risultati, siamo soddisfatti perché non era così scontato raggiungere questi obiettivi, ci conforta anche il dato più straordinario, è quello del mese di settembre, perché vuol dire che quanto il Presidente ha indicato circa uno sforzo congiunto per cercare di allungare la stagione inizia a dare i suoi primi concreti risultati. Non vi nascondo che un altro dato soddisfacente, e l'abbiamo visto dal gradimento online, è quello sicuramente del turismo sportivo, che è semplificato e tradotto in chiave marchigiana e Marche outdoor, anche tutto il lavoro che abbiamo fatto come ufficio in questi anni per il turismo lento, il turismo bike, eccetera, sta dando realmente dei risultati. Ovviamente il forte impulso che il Presidente in collaborazione col dottor Caramanna hanno dato a questo settore ci impegna a lavorare su alcune problematiche che saranno dirimenti per il futuro. Voi vi rendete conto che siamo in completa transizione digitale, quindi anche la vendita di un prodotto, noi stiamo seriamente, ieri pomeriggio c'è stato un lungo incontro ad esempio che ci ha impegnato per ore per la nascita di un DMC,
DMSIM vuol dire una piattaforma online capace di dare protagonismo a tutti i soggetti del territorio nel rispetto di alcuni standard di base e al tempo stesso avere una porta di accesso verso i mercati internazionali e nazionali. Questo farebbe fare anche un salto di qualità elevatissimo all'intero sistema regionale, non solo del turismo, ma di tutto quello che è complementare rispetto al turismo, dal territorio alle tipicità, fino ad arrivare alle attività culturali e all'opportunità di questo genere. La vera scommessa per la promozione sarà sicuramente il mercato estero per il prossimo periodo. Speriamo che il Covid ce lo consenta di poter portare avanti una strategia che abbiamo ben chiara e su cui il Presidente crede e ci ha dato già il via libera per poter essere conseguenti. Quindi, ripeto, in conclusione, un risultato sicuramente soddisfacente e un ringraziamento anche a tutti i collaboratori della Regione che hanno dato una fortissima mano affinché si potesse raggiungere questo traguardo. Grazie. Se ci sono domande, altrimenti noi avremmo completato. Ci sono domande da remoto? Va bene, allora buon proseguimento di giornata e grazie.